Buongiorno amici, ciao ragazzi. Allora, siamo alla Camera dei Deputati. La Lega sta facendo questa battaglia oramai da giorni, che continuerà anche nei prossimi giorni, perché stiamo difendendo chiaramente assieme a migliaia, centinaia di migliaia di persone che sui nostri siti, sui nostri social, sulle pagine varie, insomma, ci stanno sostenendo perché stanno capendo qual è il pericolo, un pericolo che evidentemente interessa poco ai 5 Stelle. Vi faccio vedere l'aula della Camera, aspetta, vediamo se riesco, vedi? Allora, la Camera, vedi? Siamo qui, sono le, aspetta, adesso guardo, sono le, ci siamo, eccoci qua, sono le 11:10 e siamo qui bloccati perché i grillini, la seduta iniziava questa mattina e i grillini non c'erano, non c'erano i grillini, non c'era il PD, non c'era Renzi, non i renziani, non c'erano quelli di maggioranza e dunque chiaramente è saltato il numero legale e noi siamo ancora qui. Adesso vi chiedo di condividere un po' questo video perché io vi leggerò assieme a voi il decreto che possiamo definire il decreto Boldrini, il decreto invasione, chiamatelo come credete. Tutto questo per confermare come questa grande aula, questa bellissima aula, l'aula della Camera dei Deputati, ancora una volta impegnata su un tema che sicuramente è un tema importante per i partiti, per le cooperative, per le ONG, per i clandestini, ma è scarsamente interessante in un periodo come questo per gli italiani, le aziende, le fabbriche, i commercianti, per le persone che in generale sono in difficoltà a causa di una pandemia, perché questi qua non si sono accorti, spendono i nostri soldi, siamo arrivati a 100 miliardi di euro, ma non si sono resi conto che sta succedendo qualcosa fuori di qua. Allora io adesso assieme a voi mi prendo una bella biro che ho perso, allora tac, prendo una biro e leggo assieme a voi alcune parti del decreto, perché sai, quando le raccontiamo in televisione spesso ci dicono ma voi fate opposizione, siete l'opposizione, dovete sempre prendervela col governo. E invece leggo assieme a voi che cosa c'è scritto all'interno di questo decreto. Allora, innanzitutto, ci sono delle chicche, sono delle chicche, vado subito alla polpa, pagina 39 del decreto, 39, vediamo, perché col mio amico e collega Igor Iezzi, che ha seguito assieme agli altri colleghi tutto questo l'iter di questo decreto in aula, in commissione, mi sono fatto dare qualche indicazione e in particolare ve le faccio vedere, ve le faccio leggere. Allora, giro la telecamera così vediamo tutto assieme. Allora, questo vedete, Camera dei Deputati, disegno di legge presentato da Conte, Lamorgese, Bonafede, Di Maio, Guerini, Speranza, Patuanelli, Gualtieri, Conte 5 Stelle, tecnica del PD, 5 Stelle, PD, LeU, 5 Stelle e PD. Conversione in legge del decreto legge bla 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 bla, disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale complementare, modifica agli articoli bla 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 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici, ai locali, pubblico intrattenimento, contrasto all'utilizzo distorto del web, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io vado subito al dunque. Questo è un punto molto importante. Siamo a pagina 39 del decreto, vedete? Questo punto molto importante dice, dopo la parola sesso sono inserite le seguenti: di orientamento sessuale, di identità di genere. Allora, in una legge, che cosa significa quello che vi ho appena letto? Significa che quando la persona
arriva dal barcone, viene preso in giro e riconosciuto come un clandestino, arriva attraverso un'ONG, eccetera, eccetera, per motivare la richiesta di protezione internazionale e per motivare il fatto che questa protezione internazionale, solo in Italia avviene, gli venga concessa, potrà dire, rileggiamolo, dopo la parola sesso, inserite le seguenti: di orientamento sessuale e di identità di genere. Dunque, se tu nel tuo paese dici di rischiare, secondo il tuo orientamento sessuale, la tua identità di genere, che può essere anche cambiata, perché sapete che per la sinistra oramai l'identità di genere è melliflua, cioè stamattina Alessandro si sveglia Alessandro, domani mattina io mi potrei anche svegliare volendo chiamarmi Alessandra. Stessa cosa si potrebbe verificare per l'immigrato clandestino che arriva qua come Abdul e domani si vuole chiamare Aisha. È sempre lui. Ma questa cosa qui, che lui asserisce, che lui afferma, senza chiaramente alcuna prova del fatto che lui si senta una lei e si comporti da lei, motiverebbe il fatto che gli venga concessa questa protezione umanitaria. Piano piano la Camera si sta riaffollando. Perché sono quasi le 11, i grillini forse si sono svegliati e noi ricominciamo a votare. Poi ci sono altri, ma ce ne sono tanti, guardate quante pagine, aspetta, aspetta. Perché allora, avevo detto, aspetta che giro, eravamo a pagina 39, giusto? Quindi voi potete immaginare quanta roba c'è prima. Ne prendiamo uno a caso, eh? Ma veramente uno a casissimo, uno di quelli che non ho neanche. Allora. Ah, qua, guarda. All'articolo 3,4 quarto periodo, le parole entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, sono soppresse. Vogliono cancellare. Quindi gli immigrati arrivano ad libitum, finché c'è posto, anzi, anche se non c'è più posto, arrivano. Qua abbiamo detto, pagina 39, l'orientamento sessuale di genere. Vi faccio vedere tutto, che be il bello della diretta, dell'orientamento sessuale di genere. Poi, ta-na. Vediamo se c'è. Piano piano si sta riempiendo l'aula, eh? Piano piano si sta riempiendo, di questo siamo molto contenti perché finalmente, grazie alla presenza del PD, dei grillini, eccetera, eccetera, potremo continuare a discutere di questi argomenti. Ribadisco e sottolineo argomenti che agli italiani forse interessano un po' poco in questo periodo, ci interesserebbe parlare di aziende, imprese, operai, sindacati, di tutto, del Natale, e invece siamo qua costretti alla. Ok, vediamo. La verifica, la sussistenza deve essere confermata la verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui all'articolo bla bla e all'adozione di idonee misure di accoglienza di quell'articolo 10, effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con l'interno, con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri in cui al presente articolo e all'articolo 11. Allora, sapete cosa significa questo? Che una volta che il governo decide di attuare queste idiozie, le amministrazioni eventualmente interessate, e si parla in questo caso di sanità, sono le regioni e quindi il peso della scelta politica di aprire le frontiere sarà sulle sanità, sarà anche sulle sanità regionali. Hai capito? Hai capito?
cioè siamo nella pandemia, non ci sono, non, vabbè, ma che ve lo sto neanche a dire, il tema delle terapie intensive, Arcuri, banchi a rotelle, bla bla bla, non ve lo sto neanche a dire. Questi di cosa si preoccupano? Oh, si riprende. E adesso io vi devo uscire un attimo, perché logicamente qua si lavora. E quindi... Dichiarano aperta la votazione. Scusatemi, devo fare il giro. Venite con me. Ah, che bello. Venite con me. Perché? Oppla. Faccio fare il giro oggi. Tac. Ta-na-na. Là. Scusami. Grazie. Là. Amore, grazie al tesoro, hai fatto una battaglia assieme ad Andrea Mandela. Quindi, dicevamo. Vi faccio vedere anche come va questa votazione. Perché c'è l'articolo 4 che non posso dimenticarmi di leggervi, perché l'articolo 4 Ghezzi me l'ha ultra segnalato. Vediamo, adesso chiaramente vi faccio vedere tutto appena si conclude questa votazione. Ci vuole un po' di tempo, la prima votazione, vi ricordo che la seduta doveva aprire alle 9:30, invece siamo ancora qui in attesa che la venia buona, come si dice dalle mie parti. Sì, siamo alla follia. Eppure è tutto così. Adesso vi faccio vedere il risultato. Appena il presidente Rosato di Italia Viva chiude questa prima votazione. È una votazione più lunga delle altre perché appunto è la prima. Però vi volevo leggere questo benedetto articolo 4 che è, insomma, un articolo molto 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 interessante del decreto invasione della maggioranza PD, 5 Stelle, LeU, eccetera eccetera eccetera. Okay. Vediamo se chiude sta votazione e io vi faccio vedere il risultato. Vediamo, sono in attesa con voi, siamo in attesa che chiuda questa votazione. Questo decreto comunque cancella di fatto i decreti Salvini sulla sicurezza voluti da Salvini. E vi faccio notare questa cosa qua, gli stessi che hanno votato i grillini, gli stessi che hanno votato i decreti Salvini, sono quelli che oggi qui dentro stanno votando per cancellare i decreti Salvini. Prima hanno sostenuto la politica di Salvini, di chiusura dei porti, della lotta alle ONG che non rispettano le regole nazionali e internazionali, ma oggi votano il contrario. Cioè prima stanno con Salvini e oggi stanno con Boldrini. Tutto per le poltrone. Oh, respinge. Hanno respinto questo nostro emendamento. Guarda, quello è il risultato. Guardate il... Riscusami. Oh, grazie. Allora, riesco perché vi voglio far vedere, vi voglio far leggere questo benedetto articolo 4. Benedetto, ma articolo 4. Articolo 4 eravamo. Siamo in una saletta del retro, guarda, dove c'è il computer, la stampante, vi faccio vedere, eccolo qua, stampante, computer, quindi se qualcuno deve al volo scrivere qualcosa che riguarda chiaramente la seduta, qui lo può fare, stamparsi le cose e portarsele dentro. Allora, dicevamo, articolo 4, disposizioni, vi faccio vedere, disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale dei titolari di protezione. Al decreto, bla bla, il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla... Leggi qua,
leale collaborazione tra i livelli di governo interessati secondo le forme, il coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16, sempre di questo decreto. Le funzioni, quindi attenzione, collaborazione tra livelli di governo e interessati, chiaramente, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale, cioè il governo, ok, i livelli di governo interessati, e ci deve essere un coordinamento nazionale e regionale. Quindi se la tua regione non la pensa esattamente come quelli che hanno scritto questo decreto, caro mio, è il governo che a un certo punto coordina. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri con gli articoli 9 bla bla bla, fermo restando il decreto eccetera eccetera, per le procedure di soccorso e identificazione di cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale. Quindi ve lo scrivono che sono, buongiorno, clandestini. L'accoglienza dei richiedenti, ciao Gianni, protezione internazionale assicurata nei limiti dei posti disponibili nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione di quell'articolo bla bla, convertito bla 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 bla. E all'articolo eccetera eccetera, seguenti parole, tengono conto ai fini della migliore gestione delle esigenze di contenimento della capienza massima. Capito? Quindi, attenzione. Che cosa succede? Succede che qua loro dicono: nelle strutture ci devono essere dei numeri adeguati di persone che sono ospitate, perché il numero adeguato deve mantenere chiaramente dei livelli igienico-sanitari, di sicurezza, eccetera, eccetera, di controllo, che possono essere coerenti con le strutture stesse. Ma la domanda che noi ci poniamo e che poniamo al governo, sulla quale il governo purtroppo non ci dà risposte, è: ma se noi abbiamo, supponiamo, 10.000 posti e ne sbarcano, come sta avvenendo, più di 30.000, dove li metti i 20.000 abbondanti che avanzano, punto di domanda, o trovi nuovi posti che pagano gli italiani, oppure a quel punto devi trovare ancora delle soluzioni per stipare questi immigrati, per lo più clandestini, e ve lo scrivono qua, ve lo scrivono loro, cittadini stranieri giunti irregolarmente nel territorio nazionale, te lo scrivono pure, cioè sono talmente babbi che te lo scrivono, è nero su bianco. Quindi se questi sono delle persone irregolari, giunte irregolarmente, che secondo il criterio di questi qui non solo possono avere una posizione particolare riconosciuta in base al loro orientamento sessuale, magari anche del momento, quindi domani uno si sente Aisha, giustamente dice, ricorda che nel suo paese è minacciato di vita, di morte, eccetera, eccetera, e quindi che cosa fa? Gli viene assegnata la protezione internazionale, addirittura l'identità di genere, non solo l'orientamento sessuale. Quindi uno non è, può anche non dire che è un gay, perché magari sai, in alcune culture dire che sei gay, può anche dire, sai, oggi mi sento orientamento, o il mio sesso, oggi ho un orientamento diverso da quello di ieri e comunque se tu mi rimandassi a casa mia sarei minacciato. Capite? Questo è il PD, questo sono i 5 Stelle, quelli che hanno votato i decreti Salvini. Ma ancora, sempre all'articolo 4, che insomma l'amico Iezzi mi ha segnalato essere molto interessante da un sacco di punti di vista. Perché sempre a questo famoso articolo 4 ci sono una serie di altre questioni che io vi voglio leggere assieme a voi, appena ve le trovo. Tac, articolo 1, articolo 2, ecco qua. Abbiamo detto dei limiti nei posti, eccetera, eccetera. Allora, è inserito
espletato gli adempimenti di cui al comma 4 bla bla, il richiedente è trasferito nei limiti dei posti disponibili, attenzione, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del sistema di accoglienza, integrazione, bla 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 bla, in conformità, bla bla. Il richiedente asilo che rientra nelle categorie di cui l'articolo 17 poi lo leggiamo, sulla base di specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria. Quindi se sei particolarmente, hai delle criticità particolari, arrivi prima, e questo è ragionevole. Ma quindi, se non ci sono abbastanza posti, lo ribadiamo, dove vanno a finire quelli che per i quali non c'è più posto? Nei centri di quell'articolo bla bla e nelle strutture di quell'articolo X devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi. Quindi all'interno di questi posti, siano alberghi, siano strutture, hotel, strutture di ricezione, eccetera, cooperative, bla bla, ci devono essere standard igienico-sanitari e abitativi assicurati e adeguati, secondo i criteri e modalità stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno, in concerto con la salute, sentita la conferenza, bla bla bla, che esprime entro 30 giorni, che si esprime entro 30 giorni. Sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, leggi qua, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale, psicologica, e là, vediamo se continua perché, e la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana, il servizio di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche, bla bla bla. Sono inoltre assicurati rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, questo vedi Boldrini, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica, mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi, da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze, sono dettate poi misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e di garantire le sicurezze e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri. Quindi, quindi anche il personale è messo sotto pericolo, secondo questi, te lo scrivono. Avete capito? Cioè noi abbiamo gli italiani che vivono in macchina, abbiamo i ristoratori che non hanno ristoro, abbiamo le persone regolari, immigrati regolari che si stanno integrando, e i lavoratori che magari non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, ma per far ripartire il business dell'immigrazione, questi che cosa scrivono? Quello che vi ho appena detto. Quindi gli immigrati hanno diritto a, i clandestini, quelli che fanno richiesta, semplicemente richiesta, tu sbarchi, ok? La polizia ti dà un foglio, tu firmi quel foglio lì, mi chiamo Abdul, eccetera, eccetera, dici che richiedi di poter accedere appunto alla protezione internazionale, tanto poi qualcuno guarderà, ma nel frattempo hai assistenza sanitaria, accoglienza materiale, assistenza sociale, assistenti sociali. Voi gli assistenti sociali nelle case popolari hanno citofono nell'ultimo periodo a casa vostra, cioè nei quartieri popolari, lo sapete? Non lo so, io non lo so. Assistenza psicologica, quante persone, quanti baristi, quanti commercianti, quanti imprenditori in enorme difficoltà avrebbero oggi bisogno di un'assistenza psicologica oltre che finanziaria? Ma le vostre finanze, cari italiani, non vanno dove voi desiderereste, perché vanno alle cooperative, agli enti benefici, quelli che attraverso questo decreto ricominceranno a fare un fottio di soldi, un mare di soldi. La mediazione linguistica culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana, ma se sono persone che non sai ancora se sono clandestini o meno, dovrai mandare via, perché gli insegni l'italiano? Punto di domanda. Perché devi spendere dei soldi, perché almeno c'è l'insegnante italiano che gli insegna l'italiano. Questo è il tema. Servizio orientamento legale, così poi quando devono fare ricorso, gli stai, tu italiano, faranno ricorso e tu gli stai anche pagando il legale. Tu pensa, tutto un business, tutto un business.
secondo disposizioni analitiche contenute, eccetera, eccetera. Tutto deve essere assicurato il rispetto della sfera privata, cioè uno che arriva e sbarca deve anche avere la sua sfera privata, cioè i cazzi suoi non puoi farteli. Se lui ha il suo cellulare, lasciagli il cellulare, non guardare che cosa sta facendo, se magari è uno che, sai com'è, è passato anche qualche terrorista, guai a te se ti fai gli affari dell'immigrato clandestino che stai mantenendo. Le differenze di genere, le esigenze connesse all'età. Quindi un ragazzino, una persona, un uomo, perché per alcune culture a 20 anni si è uomini, un uomo che giustamente a 20 anni ha voglia di giocare a pallone, lo farai giocare a pallone, ha esigenze connesse all'età. La tutela della salute fisica e mentale, ci mancherebbe, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi, da parenti entro il primo grado. Questa è finalmente una cosa di buon senso. Cioè, se arrivassero mai delle famiglie, cosa che, come sapete, avviene molto di rado, almeno i bimbi, il marito e moglie li tieni assieme. Questo è logico, è giusto. Questo è quello che noi avremmo fatto. Loro invece che cosa ci aggiungono? L'apprestamento delle misure necessarie anche alle persone portatrici di esigenze particolari. Adesso sono curioso di capire che cavolo sono le esigenze particolari. Magari è un testo che condivido, figurati. Adesso però io hanno ricominciato a votare, quindi devo andare a votare per voi, per noi, per gli italiani. Quindi adesso guardo l'articolo 17, se lo trovo. 16? No, scusa, aspetta. Vabbè. Troverò per voi anche l'articolo 17, adesso vi saluto, guardate sui siti, sulle pagine della Lega, la battaglia che i deputati della Lega stanno compiendo in queste ore per contrastare il decreto invasione di Conte, Lamorgese, Bonafede, Di Maio, Guerini, Speranza, Patunelli, Gualtieri e che ha dietro tanti parlamentari del PD, Leu, 5 Stelle e Renzi e una regina, la signora Boldrini. Ciao ragazzi!